Ah, buongiorno a tutti, oggi partiamo vicino al paese di Corvaro, facciamo il Monte Morrone, una zona del Verino e montagne della Duchessa. Monte Morrone vale 2141, è di circa 1000 metri di dislivello, 18-19 Respirare aria pulita. km. Bene. Dai, sentite. Ah no, sono lui. Poi. Vai, anzi, con lui è pure tranquillo. Io. No, non c'entra niente il Morrone della Maiella. Lo sa, no, beh, la geografia, insomma, almeno. No, non conoscevo che ce n'erano più di uno. Guarda, in montagna non te puoi sbagliare, o nomi assurdi o nomi ripetuti. Pizzo di qua, pizzo di là. Quello, beh. E poi cammina, cammina, e a un certo punto giunto sei, mirai, ora sai. Non ho capito di chi. Ma sì, no, ma ce l'ha pure quello che viene con me. Cioè. Fa il caffè, Fabrizio. Però naturalmente quando gli ho detto le sopralenti ah, già, tu a quegli sei, occhiali che ho è già venuta. Quella buona, ma bullatelo. Solo quando sono venuta io l'altra volta, l'unica volta che non l'avevo portata. Scritto. Certo. La seconda mi pare che pure al Brizio, le mie passeggiate, sì. Ha messo gli itinerari. Sì, ma ne volevamo fare una con Fabio, ma non era fattibile, è troppo complicata. Non c'è mai. Non c'è mai. Andiamo per l'ultimo strappetto sul Monte Morrone, qui per le montagne della Duchessa. Da un po' la salita si presenta impegnativa, un po' ripida, insomma, però
diciamo, fattibile su un pratone. Quasi sul Morrone, ecco il violino in fondo più alto. Monte Morrone, nel parco del regionale Velino Sirente, Sirente Velino, 2141 metri, un'ottima panorama sulle cime più alte della zona. Una bellissima escursione con Tuaran Trek. Il nostro accompagnatore Fabrizio Sabatini. Questa cima dove abbiamo trovato delle scritte che ci hanno un po' Allora, vi è piaciuta l'escursione? Fantastica! No. Il caffè? Di più? Tutte e due? Tutto. Dove lo possiamo mettere? Su TripAdvisor? Ma qua? Fantastica! Se riuscissi a conoscere Gaia qui, dov'è? Facciamo una foto di gruppo e poi ripartiamo. Sì. Però te voglio pure a te nel gruppo, Mo arrivo. Oh!